Seduta di consiglio comunale questa mattina nell'aula di Via Verdi dedicata al mare e alle azioni che si stanno mettendo in campo sui diversi fronti per rendere questa risorsa sempre più accessibile e balneabile. Al centro del dibattito la fruibilità degli arenili cittadini e la proposta di realizzare delle passerelle per consentire l'accesso al mare in via Caracciolo. È una battaglia, potremmo dire, che portiamo avanti in consiglio comunale ormai da un anno e mezzo. Noi abbiamo bisogno di restituire il mare di Napoli ai napoletani e alle migliaia e centinaia di turisti che affollano la nostra città. Abbiamo bisogno di spiagge che siano pienamente fruibili, motivo per il quale abbiamo anche avanzato la proposta di realizzare delle piattaforme sulle scogliere del lungomare Caracciolo affinché si possa aumentare l'offerta balneare pubblica. Delle passerelle credo che si parli da 100 anni, credo che nessuno le ha mai viste, no? Tutti dicono che si fanno domani e nessuno le è mai riuscito a realizzare. Diciamo, questa giunta è molto pragmatica e concreta, quindi io se dovessi scommettere direi che le faremo. Se le facciamo, cioè diciamo accesso pubblico, gratuito e quindi magari con mecenatismo, stiamo studiando le formule. Resta confermato anche questa estate, ha spiegato l'assessore Cosenza, il metodo della prenotazione per l'accesso alle spiagge di Napoli, necessario per motivi di sicurezza. L'anno scorso siamo riusciti a aprire il pubblico spiagge importanti come l'arenile comunale di Bagnoli nell'area ovest e reso praticabili proprio legalmente per l'elioterapia spiagge importanti dell'area est, diciamo nell'area di San Giovanni e Tiduccio. E poi c'è il tema di migliorare l'accesso alle spiagge dell'area di Posillipo, dove c'è una grande difficoltà perché ci sono le coste alte, perché spesso gli accessi sono inevitabilmente da aree private. Noi dobbiamo assolutamente rendere la parte del solarium fruibile ai cittadini, ma sarebbe ancora più bello che i cittadini potessero tranquillamente usufruire di una costa di mare che ci compete. Infatti io chiederò affinché il Comune si faccia carico anche di questo aspetto, quello della tutela del mare. Fuori al Palazzo di Via Verdi, durante la seduta consiliare, comitati e associazioni si sono riuniti in presidio per chiedere che l'accesso al mare in città sia libero e gratuito. Noi ci aspettavamo una relazione concreta, anche perché insomma, voglio dire, a 2 anni e mezzo speravamo che qualcosa in più fosse fatto. Non dimentichiamo che la città, grazie, come dire, a fattori esterni, vive un momento di grande splendore da un punto di vista turistico, ma come dire, è assurdo che proprio il turismo balneare nella nostra città non è assolutamente sviluppato.